Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo punto che ho chiamato punto Scalini perché mi ricorda una scala praticamente e da lì il nome punto Scalini. È un punto molto bello d'effetto, molto veloce e semplice da lavorare. Andiamo al tutorial. Questo punto si fa su un multiplo di 12 catenelle più 2. Io ne ho già montate 36 più una 37, alle quali vado ad aggiungere altre 3 catenelle che sostituiranno il primo punto alto per un da qui ho raggiunto il totale di 38. Quindi filo sull'uncinetto, vado a puntare l'uncinetto nella quarta catenella che ho lavorato e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva ed eseguo un altro punto alto. Faccio altre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado alla terza catenella che ho a disposizione, faccio un punto alto, dopodiché faccio altri 5 punti alti per un totale di 6, un punto alto su una catenella, praticamente punto su punto. 5, 6. Eseguo ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella che ho a disposizione con un punto alto, vado in quella successiva con un altro punto alto. E di nuovo faccio 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella che ho a disposizione e ripeto il mio modulo di 6 punti alti in 6 catenelle, cioè ogni punto alto che faccio vado a lavorarlo dentro una catenella. Io ho fatto il sesto. Eseguo ancora 2 catenelle, salto a 2 maglie di base, entro nella terza con un punto alto e in quella successiva con un altro punto alto e faccio ancora 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella che ho a disposizione del giro sottostante con un punto alto e vado avanti a lavorare il modulo di 6 punti alti. Faccio 2 catenelle di separazione, conto la terza del giro sottostante e faccio 2 punti alti. Arrivati a questo punto, faccio 3 catenelle per girare, filo sull'uncinetto, faccio un altro punto alto per un totale di 2 ed eseguo 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare gli ultimi punti del modulo di 6 punti alti del giro sottostante, cioè il quinto e il sesto. Entro nel quinto, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel sesto, un altro punto alto, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 2 punti alti del giro sottostante, un punto alto per ciascuno e faccio ancora 6 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il quinto punto del giro sottostante. Si è formato un mega nodo ed il sesto punto del giro sottostante, sempre un punto alto per ogni punto che lavoro. Eseguo 2 catenelle di separazione e vado a fare i 2 punti alti sopra i 2 punti alti del giro sottostante e ancora vado a lavorare 6 catenelle.
filo sull'uncinetto e lavoro il quinto punto e il sesto punto del giro sottostante con un punto alto per ciascuno. E faccio ancora 2 catenelle di separazione, vado a lavorare gli ultimi 2 punti alti e vado a finire il giro sulla terza catenella a partire dal basso delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro sottostante. E qui abbiamo fatto la riga numero 2. Ora facciamo 3 catenelle per girare che vanno a sostituire il primo punto alto, filo sull'uncinetto e faccio il secondo punto alto. Faccio 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti alti con altrettanti 2 punti alti del giro sottostante. Faccio ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella del giro sottostante e faccio un punto alto. Vado in quella successiva, faccio un altro punto alto. Entro in quella dopo e faccio un altro punto alto, entro nell'ultima, faccio un altro punto alto e faccio i 2 punti alti sui 2 punti alti del giro sottostante per un totale di 6, solo che 4 li lavoriamo nelle catenelle e gli altri 2 restanti li lavoriamo nei punti alti che abbiamo a disposizione. Faccio altre 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti alti del giro sottostante con altrettanti 2 punti alti. Eseguo ancora 2 catenelle, conto 1, 2, 3 ed entro nella terza facendo il modulo di 6 punti alti, dei quali 4 verranno lavorati nelle catenelle e 2 sui punti alti che abbiamo del giro sottostante. E vado avanti facendo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare 2 punti alti con altrettanti 2 punti alti del giro sottostante. Ancora 2 catenelle. Entro nella terza del giro sottostante, vado a lavorare il mio modulo di 6 punti, 4 sulle catenelle, un punto per catenella e 2 saranno dei nostri punti alti. E con questo punto abbiamo finito la riga numero 3. Comincia a prendere forma il nostro disegno. Ricomincio la riga numero 4 con 3 catenelle, giro il lavoro, filo sull'uncinetto e faccio un punto alto. Faccio altre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare 2 punti alti nei 2 punti alti che ho a disposizione del giro sottostante. Faccio ancora 2 catenelle e vado a lavorare i 2 punti alti che trovo subito dopo. Qui eseguo 6 catenelle e lavoro il punto numero 5 e numero 6 del giro sottostante. Faccio 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti alti che ho a disposizione e vado avanti con le catenelle 6, filo sull'uncinetto e lavoro il punto numero 5 e il punto numero 6 del modulo di punti alti del giro sottostante. Eseguo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti alti
faccio altre 2 catenelle e termino la riga con gli ultimi 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle per girare e vado a fare la riga numero 5. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito dopo e faccio un punto alto. Dopodiché entro nelle 2 catenelle e nei 2 punti alti, inizio subito praticamente con il modulo numero, con un modulo di 6 punti alti. Quindi entro nella catenella, faccio il terzo punto, in quella successiva è il numero 4, quinto e sesto, e ho fatto il modulo di 6 punti alti. Eseguo 2 catenelle di separazione, vado a lavorare i 2 punti alti che ho subito dopo nel giro sottostante. Faccio 2 catenelle e mi ritrovo di nuovo a fare il modulo di 6 punti alti, quindi conto le catenelle, entro nella terza, lavoro 6 punti alti punto su punto, 4 sulle catenelle, dentro le catenelle, e gli altri 2 nei punti alti. È un lavoro molto ripetitivo. Il mio sesto punto, 2 catenelle di separazione, e vado a lavorare i 2 punti alti con altrettanti 2 punti alti. Faccio ancora 2 catenelle di separazione, entro nella terza catenella che ho del giro sottostante, faccio un punto alto, in quella seguente un altro punto alto e così via. Ed ecco che ho finito il mio sesto punto. Ho fatto 2 catenelle di separazione e vado a lavorare i 2 punti alti del giro sottostante. Faccio ancora 2 catenelle e chiudo la riga con gli ultimi 2 punti. Salgo ancora con 3 catenelle che sostituiscono il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel secondo con un altro punto alto. Faccio 2 catenelle di separazione e lavoro i 2 punti alti che ho subito dopo, 1 e 2. Fatti i 2 punti alti, faccio 6 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto numero 5 e il numero 6 con altrettanti 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, e vado a lavorare i 2 punti alti del giro sottostante con altrettanti 2 punti alti e passo di nuovo nel fare 6 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro il punto numero 5 e il punto numero 6 del modulo del giro sottostante. Arrivati a questo punto eseguo 6 catenelle e vado a chiudere la riga numero 7 con gli ultimi 2 punti alti, che sono poi fatti sugli ultimi 2 punti alti del modulo da 6 del giro sottostante. E con questo ho fatto la riga numero 6. Ora, arrivati alla riga numero 6, si riparte dalla riga numero 1 e si ripete tutto il modulo dall'1 al 6 e si va avanti con questa ripetizione fino all'altezza che vogliamo realizzare, fino a quello che ci serve. Vi ricordo che il punto è stato fatto su un multiplo di 12 più 2, quindi la larghezza, nel considerare la larghezza del lavoro, va presa in considerazione il multiplo.
con oggi ho finito, spero di avervi dato uno spunto in più, un'idea in più con questo punto molto grazioso. Come al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram. I link ve li lascio qui sotto nel box informazioni. Ciao a tutti!